Salve a tutti, rieccoci nel secondo video di approfondimento tratto dal nuovo decreto numero 13 dedicato alle modifiche legate al Superbonus. Infatti all'interno di questo video vedremo quali sono le modifiche principali che riguardano i tecnici asseveratori, come aumentano le responsabilità su questi tecnici, come deve cambiare il sistema di assicurazioni e faremo ovviamente due considerazioni su queste modifiche che vanno a caricare in maniera importante le responsabilità sui tecnici, ma anche se sei un privato rimani comunque corresponsabile. Perché? Perché l'abitazione è tua, l'incentivo lo prendi te, quindi ovviamente sei anche tu responsabile. Per questo, per evitare di commettere errori, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. La scorsa settimana abbiamo commentato assieme quelle che sono state le modifiche relative al mercato dei crediti fiscali. Infatti con il decreto numero 13 il Superbonus possiamo dire che è ripartito sulla carta. Perché? Perché a livello normativo c'è la possibilità nuovamente di cedere il credito più volte e quindi tutti i vari istituti di credito si sono riattivati, chi prima, chi dopo, chi deve ancora farlo, per riaccettare i crediti fiscali e quindi dare la liquidità, il money, per poter ristrutturare casa. All'interno del decreto legge però troviamo anche altre due modifiche importanti per ciò che riguarda il mondo dei professionisti e sono modifiche davvero importanti per i professionisti. Per questo se sei un tecnico, un ingegnere, un'impresa che sta realizzando i lavori rimani con me fino alla fine perché ho una sorpresina per te. La prima modifica è l'inserimento all'interno dell'articolo 119, quindi l'articolo dedicato al Superbonus, del comma 13 bis punto 1. Il tecnico abilitato che nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121 comma 1 ter espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 a 100.000 euro. Analizziamo passo passo questo comma, perché a una prima lettura dicono cose sacrosante. Espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento. Quindi, se un tecnico sta dichiarando il falso, giustamente deve essere punito. Ma qua abbiamo una parola che modifica in maniera importante l'articolo. Omette di riferire informazioni importanti. E l'omissione può essere consapevole, e allora lì ci sta la sanzione, ma l'omissione può anche essere inconsapevole. Infatti abbiamo visto negli ultimi mesi quante sono state le modifiche normative, quanto è complesso riuscire a portare a termine un cantiere Superbonus 110 ed è per questo che l'inserimento del termine omissione è abbastanza importante. Se mi dimentico di caricare un allegato, di compilare un modulo o semplicemente in fase di progettazione ho omesso un piccolo intervento, una modifica avvenuta forse durante i lavori, c'è il rischio della sanzione da 50 a 100.000 euro e fine ci siamo, ma anche di andare sul penale con reclusione da 2 a 5 anni. Ovviamente al fondo di questa modifica c'è una frase che va a incrementare ulteriormente la situazione. Quindi se l'omissione, l'errore del tecnico è stato realizzato per conseguire un ingiusto profitto, allora le pene sono ancora più aumentate. Ciò significa che di base sono i 2 anni di galera per chi commette un errore abbastanza grave. Tra questi errori si parla anche di congruità delle spese e qua apriamo una parentesi importante. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto con il decreto antifrodi quanto è importante asseverare la congruità delle spese, ma questa asseverazione viene fatta anche dal commercialista, ok? Quindi anche il commercialista inizia ad avere delle responsabilità, però qua si parla di tecnico asseveratore, quindi il commercialista non è un asseveratore. Quindi parte delle responsabilità, se così vogliamo dire, del commercialista vengono comunque caricate sulle spalle anche del termotecnico, che giustamente deve redigere il computo metrico e asseverare la congruità delle spese. Ma qui viene il bello. Infatti, per asseverare la congruità delle spese bisogna fare riferimento ai prezzari regionali, al prezzario day, all'eventuale analisi prezzo, il tutto facendo riferimento al nuovo allegato A/I che è entrato in vigore. O comunque bisogna avere una dimestichezza importante di quelli che sono i costi per realizzare i lavori. E anche lì bisogna essere in grado di saper realizzare un computo metrico ben dettagliato per giustificare le spese. Quindi concretamente chi fa il cappotto forse si basa sul computo metrico fatto dall'architetto che sta gestendo la progettazione, i vari prospetti e la progettazione comunale,
mentre per la parte di fotovoltaico e impianto a pavimento interviene il termotecnico che realizza il suo computo metrico. Quindi all'interno della stessa asseverazione, dello stesso cantiere, ci possono essere più professionisti che collaborano per la stesura di un computo metrico, ognuno per le parti che le competono. Spesso ci vengono richieste a noi che facciamo preventivi di fotovoltaico la stesura del computo metrico, e anche lì è un aspetto non del tutto corretto, perché se io faccio il computo metrico sui miei stessi interventi, ovviamente come fai tu, asseveratore, a firmare che i prezzi sono congrui? Se il computo metrico l'ho fatto io, tu l'hai solamente preso, ricopiato e ti basi su me, che ho tutto l'interesse nel aumentare il più possibile i prezzi? Per questo saranno sempre meno i tecnici che vorranno impelagarsi in queste asseverazioni qua, perché dovranno essere tecnici sempre più preparati nel realizzare o interpretare o saper leggere computi metrici di altri professionisti. E già adesso i professionisti preparati sono pochi, si ridurranno ancora di più se queste modifiche presenti nel decreto, e il decreto deve essere convertito in legge, rimarranno tali. Per questo è sempre più fondamentale per il professionista, per il termotecnico, per l'ingegnere, avere una visione a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interventi, gli impianti, la normativa fiscale. Ed è per questo che abbiamo organizzato insieme a due ospiti d'eccezione, quindi Enrico Rovere e Carlo Pagliai, youtuber che forse conosci, un evento il 19 marzo a Milano proprio per formare tecnici, imprese e non solo in ambito super bonus e non solo, perché in questo decreto si fa riferimento al super bonus, ma le asseverazioni, il computo metrico sarà anche il pane quotidiano per tutte le altre detrazioni degli anni a venire. Finita questa marchetta, passiamo a quella che è la seconda modifica, che anche qua mette un pochettino il freno al super bonus. Infatti il decreto modifica il comma 14 e va a toccare l'aspetto delle assicurazioni professionali. Se prima l'assicurazione aveva un massimale minimo di 500.000 euro e ovviamente il termotecnico asseveratore andava ad assommarsi, no? Ogni singolo intervento andava a sommarsi sino al raggiungimento di questa soglia, che richiedeva quindi l'ampliamento del massimale di spesa totale. Con questa modifica introdotta nel decreto si richiede un'assicurazione dedicata al singolo cantiere, una nuova assicurazione. Quindi ci sono già alcune assicurazioni che lavoravano in quest'ottica, quindi assicurando il singolo cantiere e la singola asseverazione, ma tante assicurazioni non erano pronte. E cosa capita? Che per preparare un pacchetto di assicurazioni serve del tempo. Bisogna analizzare la normativa, fare dei calcoli, presentare quello che è il pacchetto di assicurazioni anche agli enti preposti, perché le assicurazioni non è che si creano così dal nulla. Ci siamo? E considerando che questo è ancora un decreto, quindi può essere soggetto a modifiche e quindi diventerà legge forse in futuro, le assicurazioni forse ci impiegheranno altri 2-3 mesi per preparare i pacchetti idonei per rispettare la normativa. Così facendo si va a bloccare nuovamente un pochettino quello che è il mondo del super bonus. Questa modifica ovviamente va a incidere, sì, ma si parla poi di asseverazioni. Chi deve partire adesso per il cantiere super bonus, le tempistiche sono già corte e comunque l'assicurazione entra in gioco quando si parla di asseverazione, ok? Quindi non è vincolante oggi, però è un aspetto da prendere in considerazione. Come potete vedere, anche i professionisti subiscono passivamente queste normative, che vengono fatte sempre un pochettino, diciamo, per tappare i buchi, ok? Quando la nave sta affondando, perché ci sono stati problemi ed errori in partenza molto gravi che ci hanno portato a subire queste modifiche in fretta e furia proprio per limitare le truffe che, come sappiamo, arrivano e arrivavano per la maggior parte dal bonus facciate e non dal super bonus. Ciò detto, queste modifiche saranno in vigore a breve ed è per questo che se sei un tecnico, un termotecnico o un ingegnere devi rimboccarti le maniche e studiare per essere preparato. E lo so, se tu sei un privato e stai guardando questo video, in giro tecnici privati ce ne saranno sempre meno perché uno, c'è la paura, due, non c'è la voglia di studiare e di mettersi in gioco per soddisfare le esigenze dei clienti, le esigenze del mercato. E qual è il problema? 3. Che chi non ha voglia di mettersi in gioco, di studiare, rimarrà tagliato fuori, perché il mercato delle detrazioni fiscali ci accompagnerà da qua per i prossimi anni. Ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare questo evento in collaborazione con Pagine Green, la piattaforma che ho creato insieme a Fabio, proprio per cercare di convogliare tutti i tecnici e le aziende che operano nel mondo delle riqualificazioni su una piattaforma semplice da gestire, semplice per poter individuare i professionisti, perché, ripeto, professionisti preparati ce ne sono pochi. Il nostro obiettivo è di creare una nuova generazione di professionisti preparati sul pezzo e per questo abbiamo organizzato questo evento, proprio per dare formazione, dare informazione, proprio perché
un tecnico che non è preparato, non è formato, non se la passerà tanto bene, proprio perché le maglie si stanno stringendo sempre di più e bisogna sempre essere più preparati. Si è cagato sotto il caghetta, eh? Quindi, se sei interessato a capire come funziona questo evento, trovi tutti i link in descrizione. Iscriviti al canale se non vuoi perderti questo ed altri video. Passeremo le prossime settimane ancora a studiare, ad aggiornarci, perché è tutto in divenire, però dai, lo faremo assieme. Iscriviti al canale se non ti vuoi perdere i prossimi contenuti di approfondimento e di aggiornamento proprio sulla normativa. Seguimi su tutti i social e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?